Buonasera Dario Nelpolesine con la presidente della Proloco Mara Santarato, perché questa è la prima serata di questa fiera lunghissima, tra l'altro, perché poi finirà penso a fine agosto anche con la festa della birra. E che dire, bravi perché siete riusciti a fare la fiera ciò nonostante. E parlaci un po' di cosa ci dobbiamo aspettare noi che verremo a visitarla. Allora, intanto prima di tutto buonasera a tutti, grazie Leandro per questo spazio a noi dedicato. Niente, quest'anno nonostante le difficoltà, nonostante le incognite, nonostante gli aggiornamenti di PCM eccetera, abbiamo cercato di confezionare comunque una fiera che forse ha una fiera inizialmente possiamo dire in sordina, perché stiamo realizzando delle serate proprio specifiche su Piazza Garibaldi, un cinema in piazza che inizierà proprio questa sera, prima serata, dove andremo, anzi siamo scalpitanti, non vediamo l'ora, insomma ore 22, Nutriamen 2. Seguirà poi venerdì 30 luglio, sempre Nutriamen 3, giovedì 5 agosto Nutriamen il ritorno e venerdì 13 agosto Polesine e Bastardo. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo tre serate che sono quelle diciamo principali che riguardano le serate di patrone dell'agosto arianese vero e proprio, quindi il 6, il 7 e l'8 di agosto. Il 6 Notte Gialla, il 7 appunto il patrono San Gaetano con estrazione poi della lotteria e lo spettacolo pirotecnico, e infine l'8 Scintilla, quindi una serata comica che andrà un po' a creare un momento di leggerezza, ecco, di cui abbiamo tanto tanto bisogno. Infine termineremo poi con la nostra festa della birra, che quest'anno si trasferirà in una location nuova, quindi la zona, proprio l'area del campo sportivo di Ariano Nelpolesine, e si svolgerà per l'appunto dal 17 al 22 di agosto con musica live tutte le sere e naturalmente il nostro meraviglioso stand gastronomico. Ecco, piatto ricco, mi ci fico, la domanda è che è spontanea: quanto è difficile fare le fiere in periodo di Covid? È difficile. Hai cambiato espressione. Sì, perché diciamo che è difficile nel senso che di giorno in giorno le cose evolvono, cambiano. Si sapeva già comunque la direzione verso la quale si stava andando, però poi dalla teoria alla pratica e comunque mettere in atto tutte le normative, le linee guida è veramente difficile, soprattutto in un contesto come il nostro, quindi un centro storico che è veramente di difficile gestione. Ecco spiegato il motivo per cui siamo andati a individuare un'area ben precisa, ossia la piazza Garibaldi, all'interno della quale avremo la responsabilità e cercheremo di gestire e di rispettare per l'appunto tutte le linee guida che ci vengono dettate dall'alto. Ecco, comunque complimenti, perché come ripetiamo fare una fiera in questo periodo è difficile, e noi cercheremo di seguirla anche con le nostre telecamere, e complimenti a tutti gli arianesi. Grazie, io l'ultima cosa volevo ringraziare i miei volontari senza i quali veramente non si riuscirebbe a mettere in piedi una festa che sia appunto una sagra, uno stand gastronomico per l'appunto l'agosto arianese, e volevo anche invitare tutti i ragazzi, i più giovani, dai piccoli ai meno piccoli, perché comunque il Luna Park, anche quello, è presente e arriverà a darci un attimino di allegria e di vitalità. Grazie Mara, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.